Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sportivo di TG Sport di Adobe Giro Test e Raduno e Staff Radio. Beh, che dire, notizie veramente belle, soprattutto della partita di ieri sera, giocata da un Pordenone che ha fatto valere, facendosi tifare da tutti la Serie C dalla nostra regione Friuli Giulia, sfidando un Inter che non era che ha giocato male, non era l'Inter del campionato, non era un Inter con la testa sulle spalle. L'Inter è stato ha solo battuto a rigore un Pordenone commovente. Ha tenuto testa alta il Pordenone per 120 minuti. Non so se si rendono l'idea, 120 minuti. Solo al calcio di rigore ha sfiorato l'impresa veramente di portare e di superare il turno. È stato decisivo Nagatomo al rigori ad oltranza, al settimo rigore ad oltranza. Pensate un po' voi quanto sono andati e hanno mantenuto il Pordenone questo questa impresa che voleva portare davanti a ben 4.000 tifosi a San Siro del Pordenone del Ramarri. Veramente tanto di cappello e onore al Pordenone. Lo dico da tifoso friulano e udinese, sono molto contento. Invece novità, sono arrivate poche ore fa, invece Vuelta di Spagna. Magrini dice: Froome rimane un campione, l'elenco delle sostanze vietate sarebbero da rivedere. Froome cosa rischia per precedenti come il Sambulamolo? Da Ulissi a Volandri succede che il caso Froome, l'etapa in cui recuperò 20 secondi a Nibali prima del test antidoping, è successo che lui soffre d'asma, usa questo Sambulamolo in grammi litri barra litri mille lì, invece in quella tappa lì ha soffritto il doppio, quindi può succedere qualcosa, non si sa. Per adesso è tutto in mano dei giudici dell'antidoping. Coppa Italia che si giocherà anche stasera, dove ci sarà il Milan contro la Sverona. Il Gattuso cerca continuità, i titolari contro il Verona, pensate un po' voi. Andiamo a vedere altre notizie dalla Europea di vasca corta, nuoto. Federica Pellegrini stupisce nei 100 dorso, realizzando il proprio personale. Scozzoli supera nei 50 rana, record europeo di juniore per Martinenghi. Paldinieri out nei 400. Arianna Castiglioni vola al mattino, siglando il nuovo primato italiano nei 50 rana femminile. Andiamo a vedere altre notizie dalla Serie A. Juventus, Agnelli punzecchia a Bonucci e poi c'è chi sposta gli equilibri. Notizie che tutti i giornali sono girati, nei quotidiani cartacei e non solo, anche nel web. Donnarumma diventa un caso, Raiola vuole annullare il contratto. La Lazio in coro, Burdisso ha detto che Immobile non era l'espulsione, forse siamo scomodi forse. Mondiali, Messi dice: finale del 2014 ferita aperta ancora, ma spero che il calcio mi ripaghi con un mondiale. Infatti, come dicevo, Donnarumma può partire già a gennaio al Milan, 40 milioni di euro. Basket, Meo Sacchetti plasma la sua nazionale. Stiamo seguendo tanti giovani della A2.
Nell'NBA il risultato della notte, Cleveland inarrestabile, KO per invece Bellinelli, Dallas, colpo del Dallas Spurs, KO. Notizie dal invece della Premier League, il Chelsea torna a vincere 3-1 al Huddersfield, a segno Bakayoko, William e Pedro. L'Atalanta invece va a vincere in rimonta a Marassi con goli Ilicic e Masiello, l'ex, stendendo il Genoa 2-1. Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dice: vittoria complicata, il Papu sta tornando. Calcio, Buffon dice Dybala, deve essere lui a tirarsi fuori da questo momento. Altre notizie dal basket, il Dinamo Sassari ha vinto contro il Varsiscava, e poi Capo d'Orlando ha vinto contro il Kaiser 83-57. Infatti, come dicevo, Sassari passa anche a Nisbet, primo sorriso interno per Capo d'Orlando. Serie A diagonale, capo ufficio stampa Lazio dice: i tifosi ci chiedono di ritirare la squadra. Dalla Mondiali di club, il Pauca regge 90 minuti, ma poi si arrende ai supplementari, Gremio in finale. Andiamo a vedere altre notizie da Premier League. Guardiola risponde a Mourinho dicendo, dal famoso derby di Manchester: abbiamo solo festeggiato, come è giusto che sia. Zidane parla dalla Mondiale di club, che oggi giocherà alle ore 18. Zidane dice: la tecnologia del calcio non mi convince del tutto. Pioli parla per la Coppa Italia, che si giocherà questo pomeriggio alle 17:30 contro la Sampdoria, dove dice: no, ho capito perché la Sampdoria ha risposato un giorno in più. Andiamo a vedere altre notizie dal ranking UEFA. Il Tottenham è il primo della stagione in corso, Juventus decima. Andiamo a vedere altre notizie, i risultati di ieri, soprattutto della Coppa Italia. Come dicevo dall'inizio del TG Sport, c'è stata la notizia che il Pordenone ha mantenuto testa alta, uscendo e perdendo però solo ai rigori per 5-4, ed è stata veramente una bella partita. Come dicevo, l'Atalanta ha vinto a Genoa per 2-1 in rimonta. Invece, nella Premier League, la Brooling ha vinto 1-0 contro Stoke City. Crystal Palace in rimonta agli ultimi minuti dei 90 più recupero contro Watford, vincendo 2-1. Il Huddersfield ha perso infatti in casa contro Chelsea per 1-3. Nella Bundesliga, il Wolfsburg contro Lipsia 1-1, Hamburgo Francoforte 1-2, il Mainz ha perso in casa contro Borussia Dortmund, che torna a vincere per 2-0, invece Friburgo vince per 1-0 contro Borussia Mönchengladbach. Alle ore 18, semifinali oggi di mondiali del club, dove Real Madrid giocherà contro la Zaira. Invece ci saranno tutti gli altri partiti della Premier League alle 20:45 e alle 21. Alle 20:45 giocheranno Newcastle contro Everton, Southampton contro Leicester City e Wolves City contro Manchester City. Invece alle 21 giocheranno Liverpool contro West Brom, Manchester United contro Bournemouth, contro poi Tottenham contro Brighton e West Ham contro Arsenal. Come dicevamo, la Coppa Italia si gioca alle 17:30 e alle 20:45. La Fiorentina giocherà a Firenze contro la Sampdoria, e invece il Milan a San Siro giocherà contro l'Hellas Verona. La Bundesliga alle 18:30 giocherà Hoffenheim contro Stoccarda,
Invece alle 20:30 giocheranno Bayern Leverkusen contro Werder Bremen, Bayern Monaco contro Colonia, Hertha Berlin contro Hannover e Schalke 04 contro Augsburg. Vi da ricordare soltanto la Coppa Italia per domani, Lazio contro Cittadella alle ore 21. Invece andiamo a vedere i risultati di NBA giocati stanotte dalle 2 alle 4 di notte, dove Golden State hanno andiamo a vedere eccole qua, voi risultati di ieri, scusate. Allora, come dicevo, Sacramento Kings ha vinto contro Boeing Sound per 99-92. Minnesota Towers contro Philadelphia ha vinto dal Philadelphia per 118-112. I Dallas Mavericks hanno vinto in casa contro gli Antonio Spurs di Bellinelli 95-89. Brooklyn Nets ha vinto contro Washington Wiggins per 103-98. Il Cleveland Cavaliers tornano a vincere 123-114 contro Atlanta Hawks. Le Detroit Pistons perdono in casa contro il Denver Nuggets per 84-103. E i Lakers perdono in trasferta contro il New York Knicks per 113-109. Ci sarà anche l'Euro Cup di basket europeo. Il Tofa giocherà contro Dolomiti Energia Trento. Alle 20:30 giocherà invece Cristian Bon Reggio Emilia contro Baveris e Fiat Torino contro Levallois. Domani invece andiamo a vedere eccole qua, basket Eurolega europea. Benefice giocherà contro Kaunas per le 18:45. Il Bamber giocherà contro l'Olimpiakos alle 20. Malaga contro Kimke alle ore 20. E invece alle 20:45 Real Madrid contro Barcellona Lasa, derby spagnolo anche in basket. E nell'NBA giocheranno invece all'1, alle 1:30, alle 2, alle 3 e alle 3:30 di notte. Bene, da Audiovisual Dest, RD1 e Sava Radio, il TG Sport finisce qui. Vi ringrazio per l'ascolto, a risentirci a domani. Ciao a tutti da Marco, è tutto.